Nella terra di Bob Baccaman, in that building, the flow, siamo qui in diretta. Piccola comunicazione: regaliamo 10 biglietti ai primi 10 che mandano un messaggio a @occupydj su Twitter con scritto hashtag vacca. Ok. Biglietti per domani, Roma? No, come funziona? Qualsiasi data. Qualsiasi data, perfetto. Quindi approfittatene per domani che riempiamo tutto il circolo. Questi 10 bigliettazzi con noi, sì. Esatto. Va bene. E Ale, ti vorrei chiedere, sì. Dove eri esattamente il luogo a preciso Kingston, in cui hai girato il video? A okay. Kingston, come sempre, l'abbiamo girato in 3 settimane. Perché quello che abbiamo appena visto, l'anticipazione che abbiamo appena visto, è più inerente alla parte dell'isola deserta. Ci sono queste isole dove io vado ogni tanto. Non dista molto da dove abiti tu? No, no, è a Kingston. A Kingston, uh-huh. Dietro l'aeroporto, nella parte sommersa a Port Royal. C'è una parte che ai tempi c'è stata la, come si chiama, il maremoto, quella roba lì. Quindi ha sommerso quella parte di, okay. di Kingston. E lì ci sono delle isolette raggiungibili con la barca. Figata, paghi 10 euro, 8 euro, ti partano lì e ti vengono a riprendere il pomeriggio. E lì non ci sono palme, non c'è niente. Quindi quando arrivi muori causa sole, ti uccidi, non c'è ombra, non puoi stare da nessuna parte. In più avevamo nelle barche, abbiamo caricato tutti, a parte i bagagli per i cambi eccetera eccetera, c'era proprio il Jimmy lungo okay. per la telecamera, un bordello. Okay. E poi mi hai detto che comunque sono state diverse location, cioè sei sì. stato una volta qua, una volta di sì, là, una volta nel ghetto, in un go-go club del ghetto che si vede poi nella seconda parte, la terza è in giro. Comunque giro. A Kingston ci sono i miei amici, c'è Albo che ha prodotto sia la base, perfetto. Che è presente nel video, l'abbiamo visto prima, lo ringrazio per il supporto e per tutto quello che mi ha dato per far sì che Pazienza esatto. fosse ancora più ricco e basta, poi lo ringrazio per la partecipazione nel video, bella Albo. Io ti vorrei fare anche Ale una domanda un po' più, vabbè, non so per quanto possa essere scontata, ma Bob Marley lì è sempre visto come un mito, come un eroe. E beh, io penso che la Giamaica nel mondo sia conosciuta innanzitutto per Bob, esatto. Ok? E adesso magari Usain ha rubato un attimino la scena, non ti nascondo che Usain adesso come adesso è un po' il re della Giamaica. Che io non conosco, tra l'altro. Usain Bolt è il più veloce del mondo. Ah, che ok, il Bolt. Avrai anche le sue puma di sicuro. Ok, perfetto. Sì, sì. Avevo capito. Dicevo, che cazzo sta dicendo? No, è lui che adesso porta la bandiera sulle spalle che rappresenta. Vabbè, potete mettere una trombetta per incoraggiarmi. Quindi no, beh, Bob è visto sempre come una cosa gigante. Che, simbolo, un low, tutto quanto. Che veglia sull'isola, sì, perfetto. E per quanto riguarda sempre un po' gli artisti, sì. Quali sono appunto gli artisti di maggior successo che in Giamaica? Ma, quelli che vanno per la maggiore in questo momento, ti posso dire, ci sono nuovi talenti che arrivano sempre comunque dalla famiglia del capo, quindi Vibes Cartel, che... purtroppo è rinchiuso pazzo. In galera da un anno e mezzo, probabilmente uscirà nei prossimi mesi, si spera. Ah, figata. Tu sì. non hai mai avuto modo di vederlo live? Sì, però non, no, di conoscerlo proprio personalmente, personalmente no. Come si dice, è in galera da un anno e mezzo, okay. Ci sono, mi sembra, sette omicidi. Siete capiti? Però in realtà poi l'hanno chiamato più volte in corte per l'appello, per dargli giudizio e tutto, ma non si presenta né il non si presenta, cioè non ci sono testimoni, non c'è neanche il giudice di corte, non c'è pazzi. Nessuno, quindi fra poco dovranno farlo uscire sotto Entra pagamento e basta, quindi la musica in Giamaica tornerà. Pam! Yes, e figata. Poi basta, la sua crew è la più importante, Gaza Empire, e quindi c'è il nuovo Tommy Lee, che è uno dei suoi figliacci artistici. Artistici? Sì, ho detto sì, giusto. Sì, sì. Pop-Tan è uno di quelli che però non fa più parte della loro crew di Gaza. Infatti ha perso un attimino la luce di quei riflettori che vanno su tutti gli un artisti po' di attenzione. Che arrivano sì, da quella crew. C'è sempre Mavado che però in questo momento in Giamaica non è... collabora molto però con i rapper anche sì. in America. Lui vive a Miami adesso, cioè fa avanti e indietro Miami Kingston. Collabora sotto l'etichetta di Khaled. Okay, best, sì, sì. E quindi sta facendo. Si è spostato anche un po' il genere, il suo stile è cambiato un po', per quello in Giamaica non è tanto apprezzata questa cosa. Loro sono un po' attaccati sì, a determinate cose. Quindi quando rappresenti nel mondo dovresti rappresentare nel verso giusto. Quello... come la gente ti ha conosciuto a te. Okay. Adesso si sta avvicinando un po' troppo all'hip hop e sta perdendo le caratteristiche sue, tutto.
Però vabbè, è apprezzabile per le robe che faccio, sono uscito un botto di pezzi. E perfetto. Poi basta, adesso c'è questo nuovo ragazzo che tra l'altro era in tour in, a Roma qualche giorno fa, si chiama Chronix, andatelo a cercare su YouTube, C-H-R-O-N-I-X-X. Okay. Il tipo è un rasta, è un ragazzino a 20 anni e ha fatto riesplodere quello che è la musica più tradizionale, diciamo, che più reggae un attimino più conscious e tutte le, le cose così. Un po' più spinto. Sì, c'ha tutta la sua crew, lui viene dal gruppetto di Protogy, di Kabaka Pyramid e di altri grossi che stanno andando tanto adesso, quindi non è solo... Sono tutti amici che abitano qua in zona. Sì, non è solo dancehall gangsta, ma c'è anche qualcosa di più conscious che sta uscendo adesso in maniera gigantesca e... fa bene alla Giamaica. Io, Ale, messaggio grosso. Volevo tormi anche una curiosità. Tu hai scritto online che i Green, Bella Green, è entrato in Voodoo Code. Sì. No, la crew, ma cos'è che vi lega? Vabbè, con Nicola siamo amici da anni. Questa è una crew, vabbè, di amici, è inutile dirtelo. Però in realtà è fatta proprio a una costola della Voodoo Smokers. E la Voodoo Smokers era proprio una famiglia, quindi comprende gli amici di sempre. Sì, sì. Una roba un po' più allargata. Questa qui, COD, che è Circle of Dead, è più una cosa di lavoro, tra virgolette. È una crew che si basa, che all'interno abbiamo grafici, cioè abbiamo gente che fa i video, abbiamo un po' di tutto, e quindi anche in questo caso non ci siamo fatti mancare nulla. C'è Jamil che rappresenta, yes. c'è Evergreen adesso che è il nuovo entrato, e che vi consiglio, sono due belli elementi che, vabbè, i Green lo conosciamo già da un bel po', Jamil sta uscendo fuori adesso, sta facendo una bella nomina, siamo contenti che la crew è bella massiccia, tosta. Poi c'è Giccio, ci sono un botto di persone, tanti dentro, personaggi, Marri, sì, c'è tanta gente, ognuno spinge dai propri canali, ognuno fa le proprie cose. Esatto, perfetto. Molto velocemente, Alec, te lo chiedo adesso al volo perché stiamo chiudendo, a giugno cosa farai? Torni a Kingston? Sì, finito il tour si torna a casa e penso concentro sulle robe un po' di Jamil, perché deve uscire anche la sua roba, cioè abbiamo dei progetti interessanti di cui parleremo poi insieme. Passerete qui ovviamente. Assolutamente. Poi cioè, penso al disco nuovo a sto giro, non, il web continua a riempirlo, a rimanere di aggiornato. Musica nuova, però si pensa a un disco un attimino più veloce. L'ultimo ufficiale era sporco 3 anni fa, sì. Vediamo di accorciare i tempi, tutto qui. Ragazzi, è stato un piacere parlare qui con Ale Vacca. Adesso noi dovremmo chiudere con quel pezzo di... No, non chiudiamo con quel pezzo lì di... Cavolo, volevo dirlo che era un pezzo di... Vabbè, ci vediamo domani con una nuova puntata di The Flow. Ale Vacca, nella mia terra, nella terra di Bob. Go!